vi presento Ossigena. Questa è una gattina che ha circa 8 anni, è qui all'Oasi Felina della Bogaia da prima del 1° luglio, da quando siamo entrati noi in nuova associazione. Ossigena ha un carattere molto buono, pesa 3 kg, è una gattina a livello di salute abbastanza buona. L'unica cosa dovrebbe stare un pochino a dieta a livello alimentare, vero? Come vedete è affettuosissima, cerca una famiglia che sappia prendersi cura di lei, perché oltre a aver bisogno di tante coccole dovrebbe stare un pochettino a dieta, perché il suo organismo ha bisogno di mangiare un tipo di alimento. Attende una famiglia che riesca a prendersi cura di questa gattina e sicuramente vi farà tanta compagnia, starà con voi sul divano la sera a vedere la televisione e a prendersi tante coccole. Oggi vi diamo dei consigli per quando decidete di portare a casa un gattino, sia che sia preso da noi o se lo trovate. La prima cosa, il gatto ha bisogno di ambientarsi, quindi ci sono gatti che dopo già un'ora sono da voi a farsi coccolare e gatti che hanno bisogno di qualche giorno di tempo in più. Una volta che il gatto si è ambientato, va portato dal veterinario per accertarsi della sua salute. La cosa importante, appunto, se non è sterilizzato, è quello di sterilizzarlo e provvedere ai vaccini. Se il gatto vive in casa basta il vaccino trivalente, invece nel caso in cui il gatto esca e quindi sia a contatto con altri animali è necessario, oltre al test FIV e FeLV, anche la vaccinazione per la FeLV. Dopodiché, se il gatto è in salute, sono necessari i vaccini annuali e i controlli. Lui è Greg, per lui cerchiamo un'adozione particolare, in quanto è un cane che insomma ha circa 12 anni, è rimasto solo, senza famiglia, e è bravissimo, va d'accordo con tutti, è adatto a tutti, cani, famiglie, bambini, insomma persone anziane. Comunque, essendo un cane anziano, si possono fare lunghe passeggiate, ti dà tanto affetto, e, insomma è un cane speciale e cerchiamo un'adozione speciale. Vero Greg? Il canile è aperto tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno, chi vuole adottare un cane può venire in questi orari, i cani sono tutti seguiti da un buon team di educatori che seguono i cani anche nell'adozione, quindi se qualcuno avesse anche un cane o comunque un gatto a casa, l'educatore farà l'inserimento. È un bel gruppo che a breve presenteremo. Potete venire sia la mattina che il pomeriggio, il martedì, il giovedì e il sabato.